Buongiorno agli amici, diceva un personaggio che tutti ricorderemo, vicini e lontani. Mi trovo nella sede dell'Accademia di Studi Mediterranei, sede prestigiosa per riflesso, perché è adiacente ad una chiesa meravigliosa dal portale fantastico, famoso perché tanti turisti infatti vengono per il portale, che è la chiesa di San Giorgio. È la sede dove vengo spesso, ma oggi c'è un avvenimento particolare. Io sono intanto il presidente onorario dell'Accademia. Gli agrigentini sicuramente mi conosceranno. Sono Assuntina Galla Flitto. Gli amici vicini e lontani forse pure. Comunque la cosa che mi interessa dire è che accanto a me c'è il presidente legale rappresentante dell'Accademia, che è Sua Eccellenza Monsignor Enrico Dal Covolo. Nella cerchia famosa dell'Accademia, costituita dal Comitato Scientifico, da sempre, per cui è un personaggio che sa tutto dell'Accademia e che ha condiviso, amato, seguito tutto dell'Accademia. Infatti, dopo la dimissione, per motivi di salute però, sia del presidente dell'Accademia, dottor Franzo Bruno, che del presidente del Comitato Scientifico, professore Vincenzo Fazio, conosciutissima da Agrigento per i molti alunni che ha avuto nella Facoltà di Economia e Commercio, è diventato presidente legale rappresentante. Naturalmente la carica di presidente del Comitato Scientifico doveva essere indicata dall'Assemblea dei membri del Comitato Scientifico per un altro nominativo. Infatti il presidente del Comitato Scientifico è ora il professore Carmelo Mezzosalma, che credo Teleagras, non solo Teleagras, è un personaggio famoso, un scrittore, priore, non so se si dice priore, della comunità di San Leonino, sacerdote pure lui, ed è stato presidente dell'Accademia per ben 10 anni. Si direbbe che i passaggi ci sono, ma sono sempre tra membri non estranei all'Accademia di Studi Mediterranei, ma membri che sono, si può dire, nati con l'Accademia di Studi Mediterranei, nell'Accademia di Studi Mediterranei, come personaggi operanti nell'Accademia. Io quando dico questo, Sua Eccellenza Dal Covolo, fra l'altro ha avuto la menzione speciale da parte del Comune, dal sindaco Firetto, proprio per questa collaborazione continua con l'Accademia, significa che è quasi vero agrigentino. E io spero che abbia anche la cittadinanza onoraria, perché in realtà è vicino a me personalmente e io a lui, e io in modo particolare personalmente a lui, da 30 anni circa. L'Accademia diciamo che è giovane, ma non molto giovane, perché ha anche 34 anni. Per cui dire che in 34 anni, per 30 anni, è stato sempre nell'Accademia, mi pare già una presentazione. Famosissimo perché è l'esperto più qualificato, il teologo della patristica. Libri, basta cliccare il sito dell'Accademia e si vede chi è la personalità di Sua Eccellenza Enrico Dal Covolo. Citare tutti i testi, tutte le onorificenze e tutto quello che lo circonda, insomma, non avrei il tempo. Attualmente è assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Per cui se l'Accademia è stata sempre conosciuta regionalmente oltre che localmente, localmente in verità forse poco, nazionalmente e
internazionalmente, nel mondo internazionale accademico, per il premio Empedocle, ora, con sua eccellenza, direi che diventa un pochino più internazionale, direi quasi universale, perché la Santa Chiesa, no, almeno per noi cristiani, è una Chiesa che è universale. Dico bene, cattolica, apostolica, romana. Io ho detto tutto, ringrazio chi ha voluto ascoltarmi e naturalmente il Presidente dirà quello che desidera dire. Buongiorno ancora a tutti. Innanzitutto, Sua Eccellenza, vuole presentarsi in quanto Presidente dell'Accademia degli Studi Mediterranei di Agrigento? Sì, volentieri. Come è stato detto, mi chiamo Monsignor Enrico Dal Covolo, sono l'ultimo di 10 figli di una antica famiglia veneta e sono stato tutta la vita dedito all'insegnamento dai miei 19 anni di età fino adesso e ancora insegno che ne ho 70. Ho cominciato dalle scuole elementari e sono arrivato all'università, in particolare il Papa Benedetto XVI mi ha scelto come rettore dell'Università Lateranense. Ho svolto questo incarico per 8 anni. Ai termini statutari del mandato sono stato nominato assessore del Comitato di Scienze Storiche, il Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Nel frattempo sono stato ordinato vescovo, ho scelto una diocesi del Patriarcato di Venezia che si chiama Eraclea, una bella diocesi in cui vado volentieri. Tra le esperienze più significative della mia vita, oltre all'insegnamento che mi ha dato tante soddisfazioni, ricordo la professione religiosa nella famiglia salesiana, sono salesiano, figlio di Don Bosco, la predicazione degli esercizi spirituali in Vaticano a Papa Benedetto XVI e ai suoi collaboratori. E poi tante pubblicazioni, tanti volumi, tante ricerche, tante fatiche, ma anche tante soddisfazioni. Vogliamo un po' parlare dei progetti rispetto all'anno che verrà? Sì, abbiamo articolato le attività dell'Accademia per l'anno che ci sta davanti, per l'anno accademico che ci sta davanti, tra il mese di novembre e il mese di luglio. Tra novembre e luglio noi svolgeremo, diciamo così, 3 nuclei di azioni. La prima azione è una tavola rotonda sui giusti dell'umanità, perché abbiamo inaugurato un giardino dei giusti proprio nella Valle dei Templi, una cosa unica nel suo genere. E connesso sarà un simposio per la dedicazione di alberi e stele ai giusti prescelti e illustrati nella tavola rotonda. A complemento ci sarà anche un musical che vuole riferirsi a Dante, personaggio dell'anno. I tre mondi di me, la casa del musical a cura di Marco Salatteri. Una seconda azione è il simposio premiazione bando di concorso adotta un giusto, collegata poi con il 7° forum internazionale sulle migrazioni, le sfide dell'Europa in un mondo che cambia. Infine, la terza azione comporta un congresso internazionale intitolato Cervello, Cuore, Avanzamenti Scientifici nel settore radiologico con il premio Esculapio e un forum internazionale su educare alla legalità, giustizia
legalità e riconoscimenti del caso. Ecco, queste sono le attività che ci ripromettiamo di svolgere nei prossimi mesi. La sua idea, il suo pensiero rispetto all'Accademia degli Studi Mediterranei di Agrigento? La mia idea è questa. Siamo in un momento molto delicato dal punto di vista religioso, sociale, culturale. Sembra che la scala comune dei valori sia crollata miseramente. Educare senza una scala di valori di riferimento è pressoché impossibile. Di qui lo sbandamento di tanti e tanti giovani, e non solo giovani. Allora l'Accademia si propone di essere come un faro rivolto soprattutto ai giovani, perché questa scala di valori condivisa possa essere ripresa dalle varie istituzioni che con l'Accademia collaborano, e se sono l'università, le parrocchie, le famiglie anzitutto, gli oratori, i centri di associazione. Ecco, il Papa parla di progetto educativo globale. Noi pensiamo che l'Accademia Internazionale di Studi Mediterranei, così come è caratterizzata, cioè è molto attenta ai valori dell'interculturalità, dell'interreligiosità, dell'apertura ai valori, alla giustizia, alla legalità, ecco, presentando anche modelli di vita validi, possa inserirsi molto bene in questo progetto che sta tanto a cuore al Papa Francesco, cioè precisamente il progetto dell'educazione globale di fronte all'emergenza educativa.